Per noi è la prima volta che partecipiamo alla Fiera Bioenergy qua a Cremona. Abbiamo deciso di partecipare a questo evento per promuovere il nostro nuovo prodotto per il trasporto di liquame digestato, principalmente prodotto che importiamo dall'azienda olandese Ditec. Questo veicolo è una cisterna semirimorchio stradale che va a sostituire il tradizionale carro botte con trattore agricolo. I vantaggi del nostro prodotto sono principalmente la soluzione definitiva al problema delle portate, in quanto il trasporto tramite il nostro veicolo abbinato a un trattore stradale permette di viaggiare a 46,5 tonnellate, quindi in piena portata in accordo col codice della strada. Aumenta le capacità di carico da 26 fino a 36 metri cubi in base alle esigenze del cliente e rende quindi va ad abbattere i costi di gestione, le tempistiche di trasporto e aumenta la sicurezza di questo tipo di soluzione. Abbiamo già fatto una prova con un cliente a novembre qui in Italia, abbiamo ottenuto dei risultati importanti con un'efficienza in un periodo di 2 mesi di 300 viaggi effettuati per un volume di trasporto di 9.000 passa metri cubi. Se il cliente avesse utilizzato i suoi carri botte da 22 metri cubi, al di là di fare un trasporto non in regola dal punto di vista delle portate, avrebbe trasportato circa 2.500 metri cubi in meno. Avrebbe quindi dovuto compiere, per fare la stessa volumetria fatta con la nostra cisterna, 116 viaggi con carro botte in più. Quindi questo per noi è un motivo molto importante che vogliamo promuovere, soprattutto nel mondo del biogas, perché rende ancora più efficienti gli impianti stessi, andando ad abbattere il costo di gestione del trasporto in ingresso del liquame e poi dello smaltimento del digestato in uscita, quindi va a aumentare l'efficienza degli impianti. L'altro prodotto che presentiamo in fiera d'altra gamma è quello dei piani mobili dell'azienda Cracker, anche questa olandese che rappresentiamo in tutta Italia. Piani mobili che vengono sempre più utilizzati per il trasporto di cippato o di scarti industriali che vengono poi portati alle centrali di biomasse e con una soluzione di trasporto a una volumetria maggiore fino a 92 metri cubi, una portata anche in questo caso stradale legale che si avvicina intorno ai 320 quintali e una tempistica di scarico da 8 minuti circa per 92 metri cubi di prodotto. Ci auguriamo che questo evento, questa fiera Bioenergy sia per noi un evento importante che possa metterci in contatto con i principali attori e clienti potenziali per poter promuovere proprio le nostre soluzioni.